Io vi dico che oggi c'è non poco, nulla, nulla da esultare, perché te ti porti a casa i 3 punti, è quello che dovevi fare, ma non c'è da esultare, non c'è da essere felici, non c'è da essere sereni, non c'è da essere, non c'è da essere tranquilli, perché la Juve implosa, ragazzi. La Juve è implosa, cioè non venitemi a scrivere, sì, però abbiamo vinto. Cioè, vi prego, vi scongiuro perché uso una metafora ippica, dato che significa avere i paraocchi. Perché questa roba qui non è francamente accettabile, ma non è francamente accettabile da tanti punti di vista. Non è accettabile, io vi dico, a partire dai calciatori, a partire dai calciatori, perché il primo gol che prendiamo è un gol che non ha ragione di esistere, con Locatelli che fa la bella statuina, si fa saltare, e dentro l'area di rigore ci sono 4, 5, 6 giocatori della Juventus, non so quanti siano. Contro il solo Khedira che la prende di testa. Il secondo gol gli facciamo fare quello che vogliono. Vanno in vantaggio, eh. Vanno in vantaggio, eh. Frosinone va in vantaggio allo stadio. Dopo che addirittura c'era andata la Juve dopo 2 minuti. Cioè la Juve ha fatto un gol dopo 2 minuti, un gol all'ultimo secondo. E vince una partita del genere contro la peggior difesa della Serie A. Perché il Frosinone è la peggior difesa della Serie A, ha preso più gol anche della Salernitana. È contro una squadra che ha 23 punti e che a 10 minuti alla fine, in trasferta a Torino contro la Juve, voleva vincere la partita. Ragazzi, questa roba è gravissima. Perché veniamo da un filotto di 5 partite vergognose. Vergognose, in cui l'unico avversario vero è stato l'Inter. Io mi auguro semplicemente che questo cerchio, iniziato con l'espulsione di Milik, possa terminare con quell'esultanza di Rugani, perché l'esultanza di Rugani ti fa capire quanto è vera, quanto è sentita, quanto stavano male per questa situazione. Quell'esultanza lì ci racconta tante cose. Però adesso inizia difficile, eh? Adesso inizia il Napoli, inizia l'Atalanta, inizia la Lazio, inizia la Coppa Italia, c'è anche il Genoa che è una brutta bestia. È un bel problema, eh? Adesso è un bel problema per la Juve. Perché vi ripeto, 3 punti non è la soluzione. 3 punti non è la panacea. Non abbiamo risolto niente, ragazzi, eh? Non abbiamo risolto letteralmente niente. Perché il Frosinone ha fatto. Ha fatto una partita che io quest'anno io non ho ancora visto fare. Cioè noi siamo sempre all'improvvisazione. E vi dico, se adesso il primo focus l'ho voluto fare sui calciatori, perché francamente anche oggi tra seconde palle, errori tecnici, errori individuali, non ci siamo. E adesso in tutta tranquillità vi devo parlare però della guida tecnica, perché queste sono le partite che mi fanno godere se sono lì che mi gioco qualcosa, se sono lì che da cavolo quel gol lì è qualcosa di pesante, ma sta roba qui, la roba di oggi, per me è inaccettabile, a partire dalla formazione, perché la formazione è l'ennesima formazione sbagliata, perché continuare col 3-5-2 e voler dare l'impressione che le cose stiano andando tutto bene. Allegri è un allenatore che non ragiona né sugli schemi né sui pattern. Quindi in un momento del genere deve dare un elettroshock alla Juventus. E io spero che questo elettroshock possa essere il gol di Rugani. Perché sarebbe veramente l'unica cosa da salvarsi oggi insieme a uno splendido Dusan Vlahovic. L'unica cosa positiva che può venire fuori a questa partita non sono i 3 punti. L'unica cosa positiva che può venire fuori a questa partita è l'elettroshock di Rugani. Ma se Allegri non ci mette mano a questa roba qui. Oh ragazzi, ma diventa difficile. Cioè, se non lavori sui pattern di gioco, se non lavori sulla tattica, allora lavora almeno sulla testa. Perché questi ragazzi qua hanno un bisogno in questo momento di lavorare sulla testa che è impressionante. È impressionante.
è una squadra che è di una fragilità vergognosa. È una squadra fatta di biscotti praticamente. È come costruire una casa con i biscotti. Può rimanere su? No, cade con i crackers. Ragazzi, la situazione è molto preoccupante, perché il Frosinone, ribadisco, non può essere il metro di valutazione per la Juventus. Non esiste questa cosa. Non esiste, è impossibile. Il Frosinone è il metro di valutazione per la Juventus? Allora chiudiamo tutto. E io vi dico che durante la live reaction in tanti hanno chiesto la testa di Allegri chiedendo un esonero, ma io in questo momento qui, e so che non accadrà, so che non accadrà, perché lo so che non accadrà, ma io qua penso che se Allegri ha un minimo di dignità dovrebbe addirittura pensare alle dimissioni. Lo farà? No, non lo farà. Certo che no, però qui il discorso è che la Juventus non è più una squadra, non lo è più. Poi se il gol di Rugani sarà il collante tra un nuovo filotto di risultati, io non lo so, ribadisco, le prossime partite sono pesanti. È vero, il Napoli Calzona è in difficoltà, il Napoli è Calzona, non è appena arrivato. Però sapete che quegli elettroshock lì possono essere poi determinanti, in questi momenti della stagione qua. Quindi io vi dico, io non sono neanche riuscito a esultare oggi al gol di Rugani. Ero talmente svuotato che l'unica cosa che mi ha fatto piacere era vedere l'esultanza di Rugani e la disperazione di Cambiaso alla fine. Questa è la cosa che mi ha fatto esultare oggi, perché vi dico, oggi della vittoria per come si era messa la partita, per quella che è stata la partita, io faccio fatica, e lo dico da risultatista, lo dico da risultatista, perché per me i risultati sono sempre poi lo specchio del lavoro. Ma il risultato di oggi è un risultato, ragazzi, che non può rendermi felice. Mi dispiace, oggi non è il fatto di aver vinto la partita che mi rende orgoglioso di questa Juve. Un piccolo capitolo relativo allo stadium. Lo stadio alla fine esulta, perché quando la vivi allo stadio è anche una cosa diversa. Però lo stadio è fischiato, lo stadio è deluso. Doveva essere una cornice di un certo tipo, doveva essere una cornice di festa, di gioia. Stadio arrabbiato. Io svuotato. Io svuotato. Io sono proprio svuotato. Sono preso e tutto quello che c'è dentro. Né per l'atteggiamento dei giocatori né per l'atteggiamento dell'allenatore, non riesco in questo momento a entrare in empatia con questa squadra. Non ce la faccio, perché nel momento in cui devi tirar fuori quel qualcosa in più e mi tiri fuori quel qualcosa in meno, non va bene. Ma perché vi parlo delle dimissioni? Perché noi qua invece che andare a migliorare andiamo a peggiorare sempre, da ogni punto di vista. Cioè, io fatico a capire la mano dell'allenatore in quello che è stato. Va bene, non vogliamo ragionare di questi 3 anni, vogliamo ragionare sulla singola stagione, ma questa stagione che cos'è, ragazzi? Perdonatemi, ma devo per forza guardare la luna e non il dito. Che cos'è questa stagione? Una stagione in cui è esploso tutto. Cioè, c'è ancora unità di intenti, c'è ancora quella voglia di dire raggiungo qualcosa. Che io oggi ho visto solo della paura. Io oggi ho visto solo della paura. La paura di Allegri, la paura dei calciatori. Fino a Empoli grandissima stagione, sì. Però la stagione non dura fino a febbraio. La stagione dura fino a maggio. Che cosa hai raggiunto a fare una bella stagione fino a febbraio? Non hai raggiunto niente. E quindi, ragazzi, boh. Oggi secondo me dobbiamo, non so, pregare, lodare il sole, pregare il sole, alzare la testa al cielo e mandargli un bacino per i 3 punti, perché quello che abbiamo visto oggi è l'ennesima partita che ti fa dire, ok, è come passare un giorno dentro la settimana per arrivare al weekend. La sensazione di Juventus Frosinone è il andare a lavorare il mercoledì mattina e dire cavolo se non ne voglia, però per fortuna poi domani è giovedì e poi venerdì, poi arriva sabato e domenica. Non puoi guardare i 3 punti. Cioè,
tre punti oggi non è il discorso, non è il discorso da fare, non è il discorso giusto, perlomeno per me, per quanto mi riguarda. Fatemi sapere la vostra considerazione qui sotto, fatemi sapere se anche voi siete stati svuotati. Ho cercato di essere veramente il più tranquillo, calmo e lucido possibile, perché durante la partita mi sono molto arrabbiato, molto, e chi era in live lo sa. E oggi invece, oggi, in questo momento, dopo la partita, sono soltanto che svuotato e rassegnato, ma svuotato è proprio la parola giusta. Sono privato dell'emozione, perché non... Questa roba cos'è? Questa roba non appartiene allo sport, non appartiene al calcio, non appartiene alla Juventus. Non può essere solo tre punti. Ciao.